Era apparso in televisione oltre 30.000 volte. Si è spento Alessandro Coco, il re dei presenzialisti TV. Capitava di vederlo fuori dagli studi di Mediaset d'estate ed inverno. Non mancava praticamente mai Alessandro Cocco, il re dei presenzialisti TV. Ricoverato per una brutta polmonite, se n'è andato a 78 anni. Una passione, quella per le ospitate, nata per caso e un po' per gioco. Mi ha fatto andare su 3-4 interventi su nel palco e da lì è cominciato, è volata, tanto per dire. Era il 1976, gli regalarono due biglietti per assistere a una trasmissione di una rete locale. Da allora non ha più smesso. Ha partecipato a oltre 2.000 programmi televisivi per un totale di circa 30.000 apparizioni e repliche comprese. In tutti questi anni si era fatto fotografare con i suoi idoli: Lina Wertmüller, Michel Hunziker, Le Veline, Riccardo Scamarcio, Piero Pelù, cantanti, attori e volti noti dello spettacolo. Più di 4.000 scatti che gli erano valsi il Guinness dei primati. E solo 3 anni fa era diventato papà, un altro record. Lo conoscevano tutti Alessandro e portava bene, dicevano. L'indice ascolto quando ci sono io, diciamo, e via, in base alle stelle. L'ultima cosa, è un portafortuna secondo lei Cocco, visto per la assolutamente sì. Quando c'era Cocco, mai un intoppo, una sbavatura, tutto filava liscio. D'ora in poi il suo sorriso gentile mancherà a molti.